intenderci, insomma, perché sono cose di grande importanza. E gli stessi, per esempio, la critica della facoltà di giudicare, che si occupa di giudicare, diciamo che si occupa di estetica, tanto per intenderci, ma non è preciso, è pieno di riferimenti all'esperienza. D'accordo? Per cui, insomma, quella filosofia che al di sopra del mondo lo rinchiude in alcuni principi sommi, questa già nel Settecento non funziona più. Ed è interessante che il postmodernismo è contro quella filosofia che poi arriva, scambiando per esempio Marx per un sistematico. No? Non ho capito quest'ultimo passaggio. Cioè, il postmodernismo si oppone al pensiero che a sua volta si oppone a... Esatto. Quindi si oppone a Kant, si oppone anche a Kant. No. A Hegel senza dubbio, perché viene scambiato come un personaggio che ricerca quei principi di fondo che reggono l'universo intero. Che proprio contrario. Tutta quella filosofia, fai conto, mi viene in mente Lessing nell'epoca, che pretende di raccogliere il mondo in alcuni principi primi che poi lo spiegano, e quindi chiuderlo dentro una certa corazza di principi, quello che gli scettici chiamavano il dogma. Contro questa filosofia il postmoderno sorge, richiamandosi al sensibile, al diverso, no? Al particolare. Ed è molto interessante, al diverso. Il perché, tema della differenza. Perché questo è bello, no? Il mercato mondiale fa saltare le diversità. Quella certa tribù africana che viveva in un certo modo, una volta che il mercato mondiale ha invaso la zona, è costretta a vivere in un'altra maniera o a morire. Quindi è grave del capitalismo, no? Salta la tribù africana. Però le musiche etniche sono molto amate, ecco. Le contraddizioni del poi. Ora, la difesa della diversità significa che tu non hai capito niente dello sviluppo della dinamica economica e non hai capito nulla della necessità dell'internazionalismo, perché appunto l'etnia viene fatta saltare e l'esaltazione dell'etnia è l'esaltazione del primitivo di fronte al mondo moderno. Il problema è quello di sottolineare i momenti di convergenza tra i lavoratori. Infatti ci sono filosofi contemporanei, secondo me, intelligenti, come Žižek, adesso qui parleremo un attimo di... Sì, ho capito. Che fanno una critica spietata al multiculturalismo. Perché certo. Il multiculturalismo è un'ideologia postmoderna, regressiva, certo, che in nome di un presunto culto della diversità copre, diciamo, quello che invece è forzatamente poi omogeneizzato. Ovviamente il discorso di Žižek poi, diciamo, è un po' più complesso. Però ecco, ci sono questi effetti ideologici, no, di ritorno, per cui è come se paradossalmente si coltivassero dei particolari. Insomma, un esempio classico, no, che Žižek fa, ad esempio, è sulle guerre umanitarie, no? Dice, ma le guerre umanitarie come sono fatte? Che gli aerei che sorvolano una zona non si sa mai se stanno scaricando bombe o aiuti umanitari, perché scaricano insieme. Ma quello sanno manco quelli che... No, chi sta sotto dice, ma vediamo se una bomba... Forse pure quelli che stanno sopra lo sanno.
No, sono molto contento di questa discussione, perché hai toccato una serie di punti, diciamo, che sono esattamente al centro dei miei interessi. Allora, e io sono abbastanza stupito del fatto che proprio oggi ho appunto tradotto un saggio di Žižek che si sofferma esattamente sulle questioni che abbiamo toccato, che sono, diciamo, la lettura contemporanea della filosofia moderna nelle sue scansioni principali. Žižek è, diciamo, assolutamente, diciamo, forse lo conoscerete perché è un personaggio anche abbastanza noto. È uno sloveno, un filosofo sloveno, psicanalista lacaniano. Sì, fa delle conferenze con delle magliette. Sì, io l'ho incontrato la sera a Roma ed è veramente uno spettacolo. Però io poi ti darò qualche saggio, perché voglio un tuo parere su come... Sì. Io ho letto due cose sue, ma adesso non ricordo. A proposito di Lukács. A proposito, sì, diciamo a proposito di Lukács, in questo libretto che ti ha prestato. Sì. In questo personaggio, diciamo, bisogna saper scegliere, perché sotto una apparente... diciamo immagine postmoderna, perché può sembrare, o forse insieme anche a questa sua tattica di polemica postmoderna, si nascondono dei profondi contenuti filosofici, a mio modo di vedere, che stanno proprio nella sua attenzione ad alcuni temi cruciali, che sono la critica dell'ideologia in cui siamo immersi, l'assoluta fedeltà ad Hegel e a Marx, ma non senza Lenin. Sì. Ritorna a Lenin, che ha scritto una cosa su Lenin. Sì, ma adesso le cose che vengono pubblicate sono quelle che solleticano, diciamo, di più il gusto, anche un po', diciamo. Bisogna andarsi a leggere i saggi, che non sono, diciamo, facilmente reperibili, perché lui è molto prolifico come scrittore, in cui lui analizza... Tu lo traduci da quale lingua? Dunque, io lo traduco perché, siccome sono, diciamo, vicino alla comunità dei lacaniani, appunto, perché un altro dei miei interessi cruciali, che è Žižek, che è ovviamente fondamentale, è la psicanalisi. E il terzo, lo dico subito, è il tema teologico, con particolare riferimento a una forte rivalutazione del cristianesimo in relazione, perché Lacan fa un... Žižek fa un'operazione, diciamo, molto particolare in controtendenza oggi, secondo me, cioè vuole tenere insieme, cioè tiene insieme, secondo me, in maniera brillante Hegel, Lacan, la filosofia, la psicanalisi lacaniana, e questa è già una contraddizione, perché per l'ortodossia lacaniana, Lacan, dopo un esordio al seminario di Kojève, si sarebbe, diciamo, liberato di Hegel, cosa che Žižek invece contesta e confuta in maniera molto brillante. Perché Lacan è uno strutturalista. Sì, Lacan, diciamo, è un bel miscuglio di componenti. È un personaggio. E Lacan è per alcuni un guru un po' matto, per altri il più brillante psicanalista dopo Freud, eretico. A Cuba c'è un gruppo lacaniano. Sono fortissimi nei paesi dell'America Latina, in Spagna, in Sud America, in Francia naturalmente, anche se sono sotto attacco dei cognitivisti. Certo. Allora, no, quello che volevo dire è questo. Žižek lavora su questi tre temi centrali: la critica all'ideologia capitalistica attraverso gli strumenti della dialettica hegeliana, della psicanalisi e del contenuto, diciamo, filosofico del cristianesimo, fra l'altro combattendo appunto una battaglia abbastanza dura su più fronti. Una è contro gli spinozisti e i post-operaisti negriani, con i quali è, diciamo, in polemica più o meno aperta. Il richiamo a Hegel va da sé che oggi è assolutamente demodé, cioè quindi proprio non... devo dire anche che combatte un certo laicismo
che ha problematizzato poco il rapporto della religione. Ora, il termine religione lo mettiamo...